Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Italia. Oggi siamo su Space Base Startopia. Continua la collaborazione che ho con Calypso. Infatti questo gioco condivide lo stesso launcher che c'era per Portal Royal 4. È una beta, il gioco uscirà nel terzo quarto del 2020. Quindi ipoteticamente da luglio a settembre, ecco, dovrebbe uscire in italiano. In questo caso non lo giocheremo in italiano perché la beta non ha l'italiano. C'è una campagna e c'è un tutorial. Andiamo a vedere il tutorial con l'introduzione alle costruzioni e così via. Che cos'è questo gioco? Questo gioco è una sorta di Dungeon Keeper ma nello spazio. Punta molto sull'umorismo, insomma, e non è un gioco serioso. E andiamo. Vediamo. Ok, c'è anche questa voce magnetica che prendi. Dai un'occhiata con la virtual camera. Ok, col tasto centrale del mouse ruotiamo la visuale. È un sintetizzatore vocale un po' come Animal Crossing. La cosa più importante è il lavoro dei droidi, che sono chiamati anche Fuzzies. Loro costruiscono e riparano le stanze oggetti per te, collezionano la spazzatura, trasportano i crates, in breve fanno il lavoro giusto mentre tu ti siedi e ti godi tutto il tuo potere. Insomma, tuttavia i Fuzzies hanno solo un numero limitato di energia interna. È richiesta una Fuzzy Charging Station per caricarli. Ti darò i crate, trova i crate dopo aver valutato le tue precedenti attività. Ok. Ok, eccola lì il crate. Commander, you can also pick up several objects at once. Just give it a try. Ah, puoi raccogliere più oggetti insieme. Sì, è irritante questa voce, però, devo dire la verità. Posso prendere più oggetti e poi mollarli. Quindi, vabbè. Sì, va bene. Dice che ho dei problemi a vedere la cosa qui e che appunto... Charging station. Ok. Ho imparato l'uso della lo storage di materia. Ok, va bene. E quindi? Ok, clicco. E la prendo. No, l'ho presa. Sì, lo metto lì e la spacchettiamo e la mettiamo qua. Questa sarà la charging station dei nostri Fuzzies, che hanno, come detto, un numero di energia limitato all'interno. Sì, il tutorial è un po' complicato perché in realtà c'è solo la voce, non... un po' fatta così, è irritante la voce più che altro. La Fuzzy Charging Station è stata installata, comandante. Sono sicura che tu hai queste conoscenze base. Devi pagarli in energia, ok. Gli impiegati, loro sono ok in energia, ma gli altri dobbiamo pagarli in un altro modo. La tua stazione ha una limitata quantità di energia, quando la stanza è costruita blocca una porzione della tua energia, ok, la andrà a consumare, va bene, sì, infatti ne sono consapevole. Come menzionato all'inizio, il tuo lavoro è tenere e far continuamente arrivare e tenere i visitatori contenti. Ok, quindi questa station qui non serve a questo scopo, quindi dovrebbe darci un'altra cosa da costruire. Allora, prendiamo il menu di costruzione e costruiamo... interessante. La fase... ok. Possiamo costruire delle cose per tenere buoni i tizi, quindi per l'igiene, per... beh, tanto dobbiamo costruire tutto, quindi costruiamo lo sleeping pod. Ah, ok, ok. Si deve costruire una stanza, così.
The construction menu shows you the different objects that are available. Ok, possiamo piazzare la stanza e all'interno gli mettiamo quello che ci serve, quindi il letto. Dobbiamo fare un hydro clean, mettiamo anche un hydro clean qui, chocolate bar machine che mettiamo qui e basta. Credo che abbiamo fatto slash machine, no, l'abbiamo fatta, no, non l'abbiamo fatta, ma lo facciamo subito, mettiamo qua così. Ok, conferma. Ok, adesso iniziamo a mandare i nostri omini a costruire, anche perché la stazione adesso sta iniziando ad essere piena di questa gente che non sa dove andare ed è abbastanza incazzata nera, perché è arrivata in stazione grazie all'airlock, ma alla fine non si ritrova nulla. Ricorda anche un po' Deep Space Nine di Star Trek, nel senso che dobbiamo intrattenere, saremo dei provetti Quark. Ok, abbiamo costruito la stanza e adesso stanno entrando all'interno per costruire le parti. Sarebbe anche da capire che cosa ci serve per la costruzione, ma al momento sembra che richiedano solo dei soldi o una parete a cui appoggiarsi. Comunque intanto abbiamo costruito. Ok. Research, il Communication Center. Quindi bisogna andare nel pannello della ricerca, che è qui, e cercare il Communication Center. Bello! Perché ce ne sono tanti. Research. Ok. Eccellente capitano, hai con successo usato la sbloccato la comunicazione. Insomma, io aspetto l'italiano veramente, perché è veloce, non mi lascia neanche il tempo di leggere. Ci permette di ricevere trasmissione radio, è estremamente utile per allertarti di vari eventi, insomma, che succedono. Ok, quindi andiamo a costruirla. Ok, la costruiamo ed è un pannello di questo tipo. Col tasto R vuotiamo, vorrei metterlo qua così. Mettiamolo lì e vediamo che ci mettiamo subito all'opera. Guardate, sono tutti in coda. Ma che spettacolo! Cosa stanno facendo? Stanno andando tipo a riposare. Uno a turno. Qua prendono le bibite. Qui invece si lavano. C'è questo rullo tipo per pulire le macchine. E qua mangiano cioccolato, distribuisce cioccolato, qua distribuisce bevande. Interessante che bello che si sono messi in coda proprio. Ok, vediamo un attimo. Unità. The alien overview lets you keep track of all visitors to your station, Commander. Ah, possiamo assumere. Possiamo assumere della gente. Ability and dedication. While ability describes an alien's competence, dedication reflects how long an alien will perform their duties. Energy, skill. Ah, possiamo vedere anche la sua abilità, la dedizione, l'esperienza. Dobbiamo allora, apri l'alien overview, questo permette di vedere, ok. Assumi un Bugratorian per lavorare nel centro di comunicazione. Questo, assumiamo questo. Ok. Hai assunto il tuo primo Bugratorian dall'overview degli alieni. Ok. Bene. Cioè, in realtà l'ho assunto, ma io non ci sarei mai arrivato per cosa. Comunque, l'ho assunto, posso andare a vederlo, era lì. E possiamo vedere anche il suo status. Gli fa schifo la stazione, mi ha assunto. Prossimo obiettivo è essere impiegato del mese. Con anche gli hashtag, ma è fighissimo, figo, bello. Bello, l'ho iniziato un pochino così, per la prima volta avrei voluto fare una live per esplorarlo insieme a voi, ma come ho fatto per Porto Real 4, ma ho preferito farci un video così magari se c'è qualche tempo morto magari si può tagliare. È molto molto interessante. Ora, mo che dobbiamo fare? Eccola qui, eccola qua, è arrivata, ci ha messo un po' ma è arrivata. Ok.
Ok, eccellente comandante, ha imparato come operare la virtual camera, come far vedere le informazioni, insomma va bene, dai, abbiamo fatto la prima parte del tutorial, insomma. Secondo me sarà spassosissimo questo gioco, una volta tradotto secondo me, perché al momento tra quantità di testi e tutto sto ritrovando qualche problemino, insomma, però non sembra assolutamente male. Non so quando uscirà, perché adesso c'è la beta, ma non so se la beta sarà una cosa per tutti o solo per alcuni. Abbiamo completato, possiamo andare a vedere il tutorial, i visitors e il biodeck. Vediamo il visitors. C'è questa musica molto bella. Ok, abbiamo già... Benvenuto alla seconda parte delle basic, dell'introduzione base del centro di comando. Vuole tua esperienza nella prima parte, valutazione delle tue mediocre abilità, insomma. Prendo la libertà di preposizionare le stanze necessarie per far sì che... Ok. Non preoccuparti, il mio subprocessore di imitazione ha copiato le tue azioni, va bene, ok? Sì, ci basiamo tutto sui visitor, quindi... Ok, arriva una però, perché la tua voce è estremamente irritante. Ah, ok, qua ha fatto una stazione un po' più bella, con più stanze per dormire. Ne fate ben 5, 2 per lavarsi, 4 per lavarsi, a dire la verità. Quindi, ok, possiamo aprire adesso la station rating, dove vi dicevo prima che c'era la valutazione. Eccellente comandante, grazie alla station rating puoi vedere le razze che cosa pensano della tua stazione, i social media. Usa, ok, lo spitter sono i post in pratica. Al momento, per esempio, sembra che ci sia un problema con la qualità dell'aria. Atmosfera. Ah, ci sono anche i like che gli ha messo, mamma mia. Ok, quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo mettere l'atmosphere filter, quindi qua la recycling station, quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ripararla o costruirla? Perché vorrei vedere se c'è già atmospheric filter, ma ci sono già. Ah no, devo prendere questi, ok. Vado anche in carta. Vabbè. Ah, dobbiamo metterle dentro lì, ok, ok. Vabbè, intanto adesso ho sbagliato e mi stanno ricostruendo la stazione. Dobbiamo mettere i filtri all'interno, allora interessante questa cosa. Mamma mia, quanto sono scarso in sti giochi. Allora, ok, gli ho messo dentro i due filtri. Ora dovremmo avere, ok, run atmosphere filter. L'ho detto. Avvia gli atmosphere filter. Ah, ok. Devo piazzarli. Ok. Ah, ok. Andiamo qua e costruiamo gli oggetti. Ah, ok, ok, ok. Dobbiamo farne due. Ne facciamo uno qui e uno qui. Così almeno cerchiamo di bilanciare un pochino i filtri. Ah, molto interessante, perché qua possiamo fare il garbage bot, quindi fare quello che raccoglie la spazzatura. E qua fare... Ok, ok. Molto bene. Interessante. Diciamo che questo gioco l'ho scoperto abbastanza per caso, cioè so che c'era uno Startopia, insomma, del passato, molti anni fa, ma vediamo l'overview, sta iniziando a purificare l'aria. Va bene, abbiamo purificato l'aria. Ok. Dobbiamo andare al fun deck, quindi in pratica si cambia settore. Qua. Jump to fun deck.
Ah, quindi cambiamo ponte. Cioè, questo è il subdeck, quindi in pratica dove arrivano. E qua si sale invece al fun deck, che è quello per il divertimento. Ok, ha già posizionato le stanze. Okay. Sì, ma voglio vedere, adesso tu parla finché vuoi, ma voglio vedere le stanze che ci sono qui dentro. L'airlock, ok, arcade, filter, ma non mi fa vedere bene qua, cos'è questo? Allora, Hydro Clean Pro Master, questo è Sleeping Pod Hotel, ma è fichissimo! Hydro Clean, questo cos'è? Loot Box Lottery, alla lotteria. Questo è un filtro atmosferico anche qua. Vediamo qua cosa c'è. Questo è un cat cafè. Questo è un gioco arcade, interessante. Estendi. Ok, devo prendere un altro settore. Cioè, cosa dice? Estendi il fan deck. Open bulkhead to extend the fan deck by one sector. Ci costerà energia, quindi in pratica dobbiamo estendere il settore. Quindi in pratica si va ad aprire questo, spendendo 15.000 lo apriamo ed espandiamo anche il livello sopra, teoricamente, quindi facciamo una cosa molto grossa. È fighissimo, perché andando qui poi si sale. Ah no, ci siamo aperti di lato, ok. Ok, quindi la visuale è sempre così, ma ci siamo aperti, no, in realtà sarebbe da questa. Ok, quindi la vista è così, abbiamo aperto di un settore, quindi invece scendendo di uno invece in giù andiamo a dove eravamo prima, salendo di uno si va qui e si può andare di là. Ok, perfetto, interessante. Space Disco, ah ok, ha fatto anche una discoteca. Allora, fornisci la discoteca con energia, quindi si va qui, oggetti, distributore di energia, che piazziamo, piazziamo qui, non mi dice dove piazzarlo, lo piazzo io dove voglio, piazzo qui, ok, che spero rifornisca tutto, e poi recluta un Got Motion, vabbè, intanto quello lo fa. Prendiamo l'unità, si va a reclutare. No, devo capire perché mi fa reclutare nello specifico questo e non qualcun altro. Però lo reclutiamo, facciamo come dice. You have hired Celebramer. All you have to do now is power up the disco using an energy distributor. Ok. Costruitemi, bravo. No, perché l'ha eliminato. Sì, ma l'ho fatto. Commander, to put the disco into operation, you have to connect it to the energy system via an energy distributor and then hire Celebramer to work there. Please proceed accordingly. Space disco. Ok. Sì, dobbiamo rifornirla con energia, ma in realtà ho rimosso per sbaglio il tizio lì. Quindi adesso lo sposto, lo rimetto qui, perfetto. E vediamo adesso se magari il mio Fuzzy va a fare. Vediamo, il Fuzzy ne abbiamo 5. Sta costruendo, sta pulendo. Posso prenderne uno a caso? No, però posso vedere cosa sta facendo. Ah, sta pulendo, ok. Molto bene, la discoteca è ora operazionale, insomma, funzionante. Ok, lo trovo carino, forse un po' confusionario per alcune meccaniche, però ovviamente aspetto che arrivi anche in italiano, insomma. Quindi vediamo. Ok, abbiamo completato anche la parte 2 del tutorial, allora resterebbe la 3.
che è quella del Biodeck. Ora però vi lascio un pochino in sospeso, fatemi sapere che cosa ne pensate. Ovviamente l'abbiamo provato per la prima volta insieme, quindi insomma non ero ferrato nel gioco, infatti ho faticato anche ad imparare molte cose, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Fatemi sapere cosa ne pensate, lasciatemi come sempre un messaggio qua sotto e alla prossima ragazzi, e ciao ciao.